Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio sulla serie di FIFA 17. Allora, iniziamo dicembre. E iniziamo dicembre subito con una bella partita, con un big match. Perché proprio il primo dicembre, sabato 1 dicembre, giochiamo contro l'Arsenal in trasferta. Arsenal, squadrona, sia in realtà che qua, come sapete, se vogliamo puntare a qualcosa di importante, la maglia non so, sì, te la metto sì. Se vogliamo puntare a cose importanti, è meglio battere soprattutto le squadrone, così perlomeno magari si spera che le possiamo superare, perché sono nella posizione alta della classifica di solito. Ora non ci ho fatto caso dove è l'Arsenal, ma probabilmente arriverà fra le prime. Quindi bisogna iniziare al meglio questo video, ecco. Formazione va bene così, iniziamo. Battiamo il calcio d'inizio noi e la partita inizia, eh? Dai bimbi, cerchiamo, come ho detto prima, di iniziare bene questo video, perché è importante. Ma che buona! E vai Eriksen! Christian! Eriksen! La sblocca lui! Dopo pochi minuti, 6 minuti più o meno, 1-0. Partenza sprint la nostra. Dai, dai. Attenzione, attenzione, attenzione! Porca miseria, abbiamo avuto due occasioni in totale, una noi, una loro, e tutte e due le volte siamo venuti fuori gol. Porca miseria. Finisce 1-1 il primo tempo. Non è successo praticamente niente se si lasciano stare le due occasioni dei gol. Partita strana. Boh, meno male siamo solo 1-1, ecco, nel senso è che stiamo perdendo. Vediamo un po' cosa succederà nel secondo tempo. Comunque fatemi levare Eriksen, perché a quanto pare si è fatto male. Non so quando, però è chiaro che si è fatto male. Faccio così perché poi, dato che Basler ha poco meno della metà diciamo di fiato rimanente, lo toglierò poi per Tielemans. Cioè Tielemans lo metto dopo. E poi forse farò anche un altro cambio, vedo. L'ho messo delle fo' per questo, ecco. Bene, iniziamo il secondo tempo. È buona! Non ci credo! Peccato di... Attenzione! No, no! Questo è uno scherzo. Qui i ragazzi hanno fatto una maledizione, c'è un malocchio sopra. Ma avete visto? Cambio. Eh sì, è giunto il momento di fare il cambio, tanto tra virgolette no, atteso, vabbè. Dovuto. Allora, tolgo base per mettere Tielemans e poi metto Rashford al posto di Embolo. Vediamo un po'. No, 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 mamma mia che culo, mamma mia che culo, però 1-1, perché anche quello di prima che si è sbagliato, che il pallone è uscito in maniera inspiegabile, quello era un gol, praticamente, quindi 1-1, giusto? Sì. E vai Dybalino, nel mezzo, tira Rashford, no! Maremma cane. Vai che sarà solo! Oh, Dybala! 2-1 e andiamo de al 75esimo. Grandi de, bella roba. Bene, siamo tornati in vantaggio. Mamma mia che esultanza brutta da parte della squadra. Vabbè, ora cerchiamo di un prendere go, per favore, cerchiamo di mantenerlo questo vantaggio. Vai, la metto anche difensiva, vai. Vai di mano ancora, ancora lui, 3-1. L'oddio, partita chiusa. E andiamo di... Attenzione, si rischia anche il quarto gol. Vai Dybala, Paolo Dybala, ancora lui, 4-1. Fa le apriole, vai bello. Oba Oba Martins. Bene così, via. Bene. Sono, diciamo, troppo disuniti dietro, dopo aver preso soprattutto il secondo gol. E andiamo di bella vittoria, vittoria giusta soprattutto. E andiamo via. Dybala bombe, quanti gol ha fatto? 3. Sì. Prima ha fatto Eriksen, quell'altro 3 lui. Bene, bene, bene. Iniziamo bene. Speriamo bene. Eriksen, porca miseria, però si è rotto per 3 settimane. Via, dopo un po' di gioia, chiaramente, un po' di tristezza. Bisogna un po' pareggiare le ossa. Come credo avevate visto prima, mentre finivo il discorso su Eriksen, adesso c'è la partita di coppa, giochiamo in casa contro il Watford e mi sento di simularla. Spero di non pentirmene, vediamo un po'. Allora, comunque gioca Negri,
primo esordio, non capisco come mai c'è lui, però esordio stagionale, uno degli svincolatori che presi ad agosto. Vado, 3-0, meno male, buono, buono così. Seconda partita giocata, anche se in realtà è la terza del video, giochiamo in casa contro l'Everton. Allora, vediamo un po'. Ok, così per le mani direi che c'è differenza. Guardiamo chi facciamo giocare. Va direttamente Tielemans al posto di dell'infortunato Eriksen, però sinceramente vorrei far giocare lui, perché almeno Tielemans può fare, diciamo, da sostituto per Basler, ecco. Quindi così poi metto anche fra l'altro Zuma al posto di Tacca, un po' stanchino, e poi voglio dare fiducia a Rashford. Vai, iniziamo. Inizia la partita. Hanno iniziato, diciamo, gli avversari battendo il calcio inizio. E guardiamo di ripeterci. Per ora due partite, due vittorie. Seppur una non giocata, ecco. Attenzione, mamma mia. L'Everton subito è pericoloso. Meno male Donnarumma non fa entrare il pallone. Attenzione! Mamma mia, fuori un'altra volta. Occhio, bimbi. Che già due volte che si fanno arrivare in porta. Attenzione, mamma mia, traversa. E siamo a tre comunque, a tre tiri. Attenzione, e siamo a 4 tiri rischiosi e pericolosi. Vai Rashford! Eccolo lì! Rashford! 1-0, sì, mi è garbata questa sera. Rashford, volevo fare altre cose, ma sono anche raffreddato e manca anche il fiato. Comunque, 1-0, immeritatissimo! Non meritavamo noi essere in vantaggio. Però il calcio è questo, ragazzi. 1-0. Bella palla! Non lo sbagliare! E invece sì! Finisce così il primo tempo. 1-0. Come detto già, durante l'azione del gol, immeritato, perché in realtà è l'Everton quello che ha fatto di più. Però, nostra fortuna per ora sta andando così. Speriamo che poi questa fortuna possa rimanere anche nel secondo tempo, ecco. Eccolo ancora Rashford, mamma mia, non me l'aspettavo. Pensavo che avesse perso il contrasto e invece no. Comunque, faccio un cambio, dato che siamo più o meno, sì, al 65esimo abbondante. Allora, levo, Basu e permette, come avevo detto. Tielemans e poi levo Dembélé e metto Mbolleo. E poi, ma facciamo anche così, vai. Fa riposare anche un po' la porta. Dio buono de. Chi era? Rashford di testa. Boia. Ha preso bene. Attenzione in bollò. Mamma mia. Mamma mia, se poi non stava per far gol. Bella roba. Vai Dybala, non sbagliare. Infatti no. Paolo Dybala. 2-0. E andiamo de. Via. 75esimo. Sarà chiusa anche già ora, anche stavolta. Speriamo. E vai di Lefo. Mamma mia. Sta per fare gol di Alex. Attenzione. Finisce proprio questo tiraccio da parte dell'Everton la partita. Un'altra vittoria. Vittoria, no, alla fine dai, è stata giusta. Almeno un po'. Comunque nel secondo tempo abbiamo recuperato i tiri che non abbiamo fatto rispetto all'Everton nel primo tempo. Quindi bene così, dai, vittoria giustina, vai. Ultima partita del girone di Champions League, giochiamo proprio contro il Napoli. Vi dico la verità, se fosse stata un'altra partita e avessimo giocato anche in casa, probabilmente l'avrei simulata perché di per sé tanto siamo qualificati. Però siccome la partita ha un suo perché, ovvero dichiarerà chi passa per primo e chi per secondo, ho deciso di giocarla, quindi giochiamo in trasferta contro il Napoli, giù a Napoli, a San Paolo. In realtà sarebbe veramente una cosa mostruosa, perché San Paolo credo che se tu giochi a Napoli ti dà una cazzo di caria impressionante. Comunque, guardiamo un po'. Allora, no, direi per mettere, no, anzi la maglia a Benevesta, vai, tanto dovrebbe essere abbastanza differenza. Quanto riguarda la formazione, fa un po' di turnover. No, iniziamo così, stavolta parte Tielemans direttamente titolare. Niente, iniziamo. Giochiamo sotto la neve, battiamo il calcio d'inizio noi e la partita inizia. Dai bimbi, cerchiamo di concludere in bellezza questo girone di Champions League.
Bella roba di Bala! Mamma mia, peccato, di! E lui di chi è? No, bimbi, non lo facciamo tirare. Non lo facciamo tirare. Mamma mia, Paolo. Che culo, di! Che culo. Finisce così il primo tempo, 0-0. Non è una partita momentaneamente divertente. Sì, qualche occasione, ma niente di eccezionale. A me, sinceramente, mi importa una sega. A me basta almeno pareggiare. Così passo per il brio. Vabbè, iniziamo il secondo tempo. Io a Tielemans c'ha il cosino. C'ha la crocina dell'infortunio. Via, lo levo, vai. O magari aspetta il 60esimo. Vai. Attenzione, mamma mia ci è andata strabene. Attenzione, ancora si rischia, riprende il gol, madonna santa lì. Come si fa schifo dietro per ora. Cambio, eh sì, siamo arrivati a poco meno del 60esimo, fatemi togliere il tiro, anzi perché poverino si è fatto male, certo di una volta già, poveraccio si fa male. Comunque, levo anche Dybala per mettere Rashford. E poi metto Zuma al posto di Ta, perché Ta non aveva ancora recuperato appieno. Rashford! Appena entrato! Ci porta in vantaggio! Seconda volta di fila che fa gol, eh? Anche la partita precedente ha fatto gol. Bene! Vai Basue, tira! Dio buono del peccato! Era un bel tiro, eh! Però ha fatto anche una bella parata del portiere. Vediamo se all'angolo succedeva qualcosa. Niente. Mezza rovesciata inutile di Embolo. Attenzione, ancora Rashford è lì. No, peccato. Ha fatto un grandissimo colpo di testa e un bel cross Embolo. Dio buono, di. Bisognerebbe chiuderla se possibile. Vai, vai Rashford. Vai lì. No. Qui potevo sicuramente far meglio rispetto a quello che ho fatto. Attenzione, niente, ero centrato per l'angolo, non è successo niente. Ancora, ci riproviamo. Proviamo ora. Oh. Niente. Attenzione! Boia, palo gomma, qui non fanno con nemmeno ora, va bene. Preferivo non prenderlo, però tanta regola a livello poi di classifica mentalmente non mi ama niente, perché rimarremo sempre prima un punto dalla seconda, che appunto è Napoli, vero? Però cerchiamo di finirla, infatti finisce così e andiamo, ci qualifichiamo primi. Non avevamo iniziato nel migliore dei modi questa Champions League, questo girone Champions League, ma meno male poi siamo rifatti, addirittura siamo qualificati primi. Grandi bimbi. Anche Tielemans si è rotto per ben 3 settimane, poveraccio. Quarta partita giocata del video, giochiamo contro il Liverpool, la giù a Liverpool. Partita molto importante e sulla carta molto bella, perché comunque giochiamo contro una big della Premier League. Allora, guardiamo un po'. Per ora in campionato stiamo andando bene. Abbiamo fatto due vittorie importanti, una contro l'Arsenal e una contro l'Everton. Vediamo se riusciamo anche a vincere questa partita qua contro il Liverpool. Allora, qui c'è da fare subito dei cambi e direi di far così. Anzi, facciamo così. Vai, così è più corretto. Poi per il resto va bene, Tielemans si era fatto male. Anzi, voglio dare fiducia a Rashford e metterlo al posto di Embolo. Eventualmente poi, come sempre, faremo dei cambi dopo. Giochiamo in notturna, battiamo il calcio d'inizio noi e come sempre la partita inizia. Dai bimbi, Vai Bailey! Bravo Bailey! No, peccato di... Va bene, dai. Buono. E vai Bellerini! Vai Dybala! Vai, mamona. Vai che c'è solo Bailey e tira Bailey! Eccolo lì! Bailey! La sblocca lui! 1-0 al 26esimo. Per un momento pensavo che in realtà la palla non fosse entrata, invece ha fatto un discreto gol di potenza con parecchia precisione secondo me. Guardiamolo, al volo, boom! Eh sì, forse il portiere poteva far meglio, però per nostra fortuna non è stata così. 1-0 Bailey. Attenzione, meno male, fuori. Sarebbe stato il colmo, è la prima volta che il Liverpool arriva nella nostra area. Attenzione, eccoci, 1-1.
Ci siamo addormentati dopo aver fatto il gol e infatti poi abbiamo visto chi si è preso gol. Finisce così il primo tempo, 1-1. È una bella partita, nel senso abbastanza divertente, occasioni ce ne sono. Però per quanto ci riguarda purtroppo abbiamo sciupato il nostro vantaggio, che l'abbiamo cercato con insistenza e poi una volta ottenuto l'abbiamo buttato via lasciando fare a Liverpool ciò che voleva. Vai Rashford, no! Dai che è sempre buona, insomma. No, via, finita. Vai Rashford! Non ci credo, non ci credo, palo. A parte che era Dembélé, fra l'altro, ho sbagliato. Vai che sei solo. Vai Paulino! Non ci credo. Io non ci voglio credere, ragazzi. Non ci voglio credere. Dupali. Vabbè, facciamo un cambio che siamo arrivati al 70esimo. Guardiamo un po' cosa si può fare. C'è anche Embolo da poter mettere. E volendo anche Eriksen, infatti lo metto a posto di Basver. Sì, vai, faccio così. E poi metto Embolo al posto di Dembélé. E poi faccio così. So che non è una cosa molto corretta, ma però tanto lo sapete con me. Franco, Funziona così. qui stiamo Però mi rivedendo ci va di far l'immagine della così e voglio anche far conclusione. riposare Qualche un po' istante fa, quando qualcuno. sono andati vicini al gol. Vediamo un po'. Ehi. È rigore, non me l'aspettavo perché sinceramente stavo guardando il pallone e quindi non ho visto l'azione, Rigore, però a l'arbitro quanto indica il pare è fischietto del rigore. calcio di rigore. Vediamo un po', L'intervento è se ha qui. preso veramente Professore, giocato. Sì, meno davvero male, male sono andata questo bene. rigore. Sì, non mi sono casato più di tanto Abbiamo perché giocato contro ultimamente i una grande rigori, squadra. diciamo, li tiro male, quindi vediamo un po' se lo fa. Eccolo lì invece! Paolo Dybala, 2-1, si riporta in vantaggio. Alede, al 74esimo. Ah, bene, via. Per me sono un'ansia i rigori, perché per quanto riguarda questa carriera qua, come avete visto, se l'avete seguita, spesso purtroppo li ho sbagliati. Attenzione! Passa nel mezzo, chiudiamola, vai Embolo! Embolo! 3-1! Direi partita chiusa al 78esimo. È vero che mancano 10 minuti, però siamo in vantaggio di ben due gol. Via. Siamo più dietro, difensivi. Vai! E c'è anche il gol di Rashford! 4-1! E andiamoli! Bella roba, bella roba. Ale! E andiamo! Bella vittoria! Vittoria decisamente meritata! 4-1! Bene, bene, bene. In campionato per ora stiamo a parecchio volando. Meno male. Dopo un inizio, non di video chiaramente, ma di stagione, un po' traballante per quanto riguarda il campionato, momentaneamente sembrerebbe che ci stiamo riprendendo. Speriamo bene. Riavviamoci alla prossima partita. Eccoci qua, stavolta giochiamo in casa contro il Wolverhampton. Guardiamo un po' come andrà questa partita. Speriamo bene, chiaramente. Allora, per quanto riguarda le maglie, no, direi di mettere questa qua per quanto riguarda la loro divisa, perché quella c'è la pantaloncini neri e magari mi possono fondere. Meglio non rischiare. Guardiamo un po'. Stavolta, dato che Rashford si è comportato bene, voglio farlo partire titolare al posto addirittura di Dybala. Sì, perché è giusto secondo me far riposare tanto qualcuno. E sembrerebbe, poi per l'amor di Dio, ogni partita come sempre può finire in qualsiasi modo, ha una sua storia, però almeno sulla carta sembrerebbe molto più fattibile rispetto alle partite precedenti. Ovvero soprattutto quelle con Liverpool e Arsenal. Quindi se noi possiamo far riposare Dybala, eventualmente poi lo metteremo se ce ne sarà bisogno. E quasi quasi faccio anche riposare Bellerin, lo metto Castagne, vai. Speriamo bene, speriamo di non essere stati troppo presuntuosi, ecco. Risultato come nella precedente Tempo partita. strano perché sembra veramente il momento in cui il sole tramonta, quindi non c'è nemmeno tanta luce nel campo. Comunque abbiamo battuto il calcio inizio noi e la partita è iniziata. Cerchiamo Vediamo di, quella anzi che sarà speriamo la di formazione con cui si vedere schiererà in l'ammodino a campo tutto, quest'oggi. perché sinceramente Hanno c'è scelto di schierarsi con molta 4-4-2, ombra nel campo, Insigne quindi la sua è un po' posizione parecchio scuro, nella via. squadra Vabbè, attaccante giochiamo, potrebbe vai, non essere per lui chiave di pensiamoci. un match. Benissimo. Attenzione proprio Eriksen, è lì, rigori. Sono quei rigori brutti, perché effettivamente se magari ha tirato il difensore magari era già in terra, cioè aveva già scivolato prima. Però poi ti prende, almeno così mi è sembrato, e chiaramente poi rigore. Ci va il Rashford dalla battuta, vediamo un po' se il Rashford la butta dentro. Eccoci qua, palo, Ale.
avevo detto anche nella partita di prima che io quando c'è il rigore c'ho un'ansia tantissimo. Infatti poi si vede perché si capisce più chiaro. È riuscito a interrompere la trama. Attenzione! Dai, peccato, una tirata centrale. Una volata forse poteva causare qualche problema in quel portiere. Buon possesso palla. Attenzione Castagne! Dio! Vabbè, era un tiraccio, cioè un tiro tranquillo. Peccato, forse poteva concludere meglio. Finisce così il primo tempo, 0-0. Diciamo che abbiamo provato a fare qualcosa, peccato soprattutto per il rigore, ma purtroppo non abbiamo finalizzato. E vediamo un po' se nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo, perché sennò veramente rimarrà una non vittoria amara, via. No, 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 mamma mia, vola Donnarumma, meno male. Attenzione però non è finita. Via, sì, è finita, mamma mia, che passaggi. Attenzione! Non ci credo, non ci credo. Ma perché? Ma perché? Abbiamo iniziato il secondo tempo male. Male, 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 boia. Proprio si dorme. Insomma, 1-0, Wolverhampton. Porca miseria, ora siamo sotto. Vai Eriksen, e che culo! 1-1, dico che culo perché ha fatto un passaggio in volo veramente buttato di fuori. Nel senso, era un passaggio che io ho detto, ma io provo a farlo, ma secondo me Embolo non lo sbaglia. Invece l'ha data di sinistro, proprio in mezzo a due difensori o comunque giocatori di Wolverhampton. E poi fra l'altro è andata a palla nei piedi di Eriksen, che meno male l'ha buttata dentro. Quindi diciamo gol abbastanza fortunoso, oserei dire. Comunque 1-1. Bella roba. Vai. No. Maledetta la miseria, peccato di. Non ci credo, non ci credo, per favore non fateli fa go! 2-1. Certo ragazzi, tutti gli avversari su tre volte vengano, diciamo, nella nostra area, almeno uno o due gol te le fanno. Noi bisogna arrivare a 10 volte minimo per poterne farne uno. Ma vabbè. Vai Basuer! È lì e tira! Eccolo lì! Poi che culo ragazzi! Si prende gol, diciamo, in maniera brutta, nel senso perché ogni tiro è fan è gol, però lo stampo anche noi ultimamente quando si arriva in porta con i due gol che abbiamo fatto per puro culo. Fra l'altro che è sempre Eriksen che ha fatto gol. Sì, l'altra volta. Vai! Eccolo! Rashford! 3-2! Rimonta, anzi rimonta, risultato ribaltato e andiamo di bello. Questo è proprio di voglia perché ci avevamo creduto fino all'ultimo, nonostante appunto perdevamo 2-1. Bene, bene, bene così. Bravi bimbi, ora tutti dietro. Difesa oltranza. E andiamo di, finisce proprio mentre dicevo, tutti dietro, difesa oltranza. 3-2, un'altra vittoria. Questa è stata bella, no? Nel senso, perché insomma, bella per come si è conquistata, perché si è fatta gol sul finale, però di per sé non è stata una bella partita, è stata direi una partita bizzarra e rocambolesca. Vabbè, alla fine comunque chi se ne frega, nel senso l'importante è che siamo riusciti a vincere la partita. Comunque momentaneamente, guardando la classifica, anche se abbiamo una partita in più rispetto alla seconda che è il City, siamo primi a 34 punti. Bene così. Penultima partita del video, lo so ragazzi, a dicembre ci sono state 8700 partite. Comunque, penultima partita, giochiamo fuori casa contro il Chelsea, quindi giochiamo a Londra, allo Stamford Bridge. Riguardando la classifica, alla fine siamo rimasti primi, il City ha giocato ma ha perso, è rimasto a 32 punti. Insomma, parlando della partita, guardiamo un po' la formazione, per come siamo messi, perché comunque poi, questo è il 29 dicembre, ma il 31 addirittura, quindi dopo fra due giorni rigiochiamo contro l'Hull City. Quindi per quanto riguarda la formazione, sì, ho detto un discorso che non è inizio e la fine, tra poino tutto d'un fiato, quindi bisogna cercare di fare anche un po' di turnover. Però sinceramente gioco contro il Chelsea, quindi preferisco tra virgolette mettere sul campo una formazione qualitativamente almeno sulla carta più scarsa contro l'Hull City piuttosto che col Chelsea. Quindi vediamo un po' cosa si può fare, anzi direi di giocare così.
eventualmente poi faremo dei cambi dopo. Vai, iniziamo così, dai. Stavolta il calcio inizia, lo battono gli avversari e la partita inizia. Vai bimbi, è una bella partita perché giochiamo contro una big della Premier League e vediamo un po' se riusciamo ad ottenere un'altra vittoria anche qua, fare il risultato insomma. È buona Dembélé, ha voluto tirare di lì ma lì la doveva mettere nel mezzo, comunque ha preso il palo, poteva addirittura, stava addirittura per far gol. Stato fermato dal difensore. Vai Dybala, buttala dentro, alla Dybala, 1-0, la sblocca lui e andiamo al 27esimo. Bene, Zotta della difesa del Chelsea, perché qui ha perso palla malamente. Meno male, Dybala è stato in grado di buttare la palla alle spalle di Courtois. Andiamo di lì con Bailey. Non so dove andava a finire questo tiro, era un tiraccio, era un tiraccio. Ci sono metri a disposizione. Guarda che culo! Dio buono! Finisce così il primo tempo, siamo meritatamente in vantaggio. Non è che abbiamo fatto chissà quante tante cose, però qualcosa abbiamo fatto, sicuramente più del Chelsea. Una cosina, una precisazione, mi pare l'ho detto solamente quando ha fatto col Dybala, comunque vabbè, se l'ho detto anche altre volte, in realtà in porta non sta giocando Courtois ma bensì Begovic. Non lo dico per correttezza, che prima ho detto la buttata alle spalle di Courtois, invece c'è Begovic in porta, quindi ci teneva a essere più preciso. Bimbol, no! Maledetta la miseria! Qui si poteva veramente fare un altro gol, eh! Peccato però! E buttala dentro Bellerin, no, dai, ma perché devono tirare alla centrale quando fanno così? Ho tirato una bomba angolata, mamma mia, baby! Che gol sta per fare? Oh, se prendeva la porta c'era bella arrivata, Begovic. Ma Bellerin, Dio buono, gira, ti tira! Boia te! Vai Dybala! Vabbè, comunque, voglio fare un cambio, anzi, dei cambi. Guardiamo un po', io sì, ririschio un'altra volta Dybala perché la voglio far riposare per mettere Rashford. Poi levo Eriksen per mettere Delefoe. Va bene così. Grande pallone verticale. E buttala dentro, no, non ci credo, non ci riesce a chiuderla. Vediamo un po' se succede qualcosa con quest'angolo. Vai è lì. Aspetta, vai Baswell, vai la forma, mamma mia, no, no, ora riparto. Vai Baswell, no, via, niente. E andiamo, nonostante abbiamo fatto solamente un gol e non siamo stati in grado di buttarne dentro almeno un'altra, abbiamo avuto non so quante occasioni, siamo riusciti a vincere la partita. Comunque 16 occasioni a 1, anzi 16 tiri a 1, vabbè, tra l'altro 7 a 1 in porta. Bene così comunque, un'altra vittoria in campionato e quindi proteggiamo, diciamo, il nostro vantaggio, anzi la nostra, diciamo, posizione, il nostro primo posto, ecco. Bene così, adesso andiamo a fare l'ultima partita e come ho detto prima è contro l'Hull City. Ultima partita chiaramente del video, 31 dicembre fra l'altro, ultima partita dell'anno, di quest'anno. Allora, andiamo un po', direi giocare così, vai. Ragazzi, c'è più differenza con le maglie. Chiaramente tanti giocatori sono stanchi, quindi c'è da fare un po' di turnover e quindi opterei per questa scelta qua. Faccio usare base che è quello che almeno al centrocampo sembrerebbe avere la resistenza minore di tutti, comunque, perché è sul verde più chiaro rispetto alle altre. Tielemans avanti a volare rientra perché già il certino, ma chiaramente non lo rischio. Poi faccio giocare Rashford al posto di Embolo, per quello che ho fatto, ho lasciato Embolo e non Dybala, così Embolo tanto sapevo già di farlo riposare, quindi ho detto, si gioca un po' di più. E poi metto Zuma al posto di Ta. Detto questo iniziamo. In realtà ho letto che c'era scritto 5 e mezzo, però a quanto pare sembrerebbe che giochiamo il notturno, vabbè. Da una parte meglio così
piuttosto che come prima con quel tramonto lì tutto ombroso, non si vedeva più niente. Via, e niente, è iniziata, abbiamo fatto uno il calcio inizio, è iniziata l'ultima partita del video, è la terza volta che lo dico. Vabbè, cerchiamo di concludere in bellezza, dai. Attenzione, mettila nel mezzo a Modino, non c'è nessuno, peccato. La roba, buttala dentro, peccato, si poteva concludere un'azione dignitosamente con il gol. Boia, Cascia ha tirato, una bomba di testa. Vai Rashford, buttala dentro. Tira ancora, tira, tira, tira qualcuno. No dai, non è possibile, non è possibile. Finisce così il primo tempo. 0-0, ma è bugiardo il risultato, perché almeno un gol lo dovevamo fare e ce lo meritavamo sicuramente. Vabbè, inizia il secondo tempo, vediamo un po' come andranno le cose. Speriamo di fare come abbiamo fatto poi nelle ultime partite, ovvero che spesso abbiamo fatto nel secondo tempo. Attenzione, vai. Comunque, come si fa gol, come dicevo nelle scorse prima, come a volte abbiamo fatto con il secondo tempo, l'abbiamo anche fatto fare nel secondo tempo, spesso. Attenzione, mamma mia. Ora cos'è? Si sta Paletti? Cambio, anche se manca poco voglio fare un cambio perché diciamo siamo veramente stanchi. Vabbè, metto ugualmente Tielemans al posto di Eriksen. Poi metto Embolo al posto di Dembélé. E poi faccio questa cosa via. Lo so che non è correttissima, però non lo sposto nemmeno delle foto, anche manca poco. Preferisco lasciare tutto così. E vai! No! Cosa si è mangiato Basi? Cosa si è mangiato Basi? Maledetta la miseria. Si poteva vincere un'altra volta allo scadere. Ah, peccato, 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 peccato. Proprio questo pareggio ha interrotto la nostra striscia di vittoria in campionato. Proprio sul finale, proprio l'ultima partita del video e del mese. Peccato. Vabbè, in regola comunque, anche se il City dovesse aver vinto, dovremmo rimanere a pari punti con quest'ultimo, quindi in teoria dovremmo essere primi, male vada secondi. No, siamo primi, bene così. Comunque ragazzi, allora, vabbè, non mi resta che arrivare alle conclusioni. Come avete visto il mese è finito proprio col 31, l'ultima partita è stata proprio il 31 dicembre, quindi da adesso a regola dovrebbe essere iniziato il calciomercato con l'invernale. E niente, abbiamo fatto secondo me, anzi decisamente, senza secondo me, delle buone partite, anzi degli ottimi risultati, peccato per l'ultima. Quindi siamo qualificati primi per la Champions League, il primo posto, insomma siamo primi nel girone. Poi abbiamo recuperato, adesso siamo primi anche in campionato. E è iniziato il calciomercato, quindi rinforzeremo, si spera, la squadra. E niente, bene così. Quindi diciamo che dicembre, per quanto è stato molto lungo e molto impegnativo, perché comunque anche i giocatori hanno sentito il peso delle partite e la stanchezza più che altro, però è stato diciamo un mese importante, perché ci ha permesso di recuperare tanto e di mettere la nostra impronta in tutte per ora le competizioni, anche la coppa. Comunque, per quanto riguarda il mese che verrà, ovvero gennaio, ci sono la bellezza di 6 partite, però di queste 6, 3 sono di coppa. No scusa, 6, 7 partite, c'avevo la cosa lì, non ho visto questa partita qua. Vediamo un'altra volta contro Wolverhampton e contro il Liverpool, vabbè. Comunque, 7, su 7, 3 di queste sono di coppa, quindi di per sé saranno 4 partite giocate, quindi non sarà in regola un video molto molto lungo come questo, meno male. E niente, questo è quanto. Quindi, per finire, ci rivediamo appunto nel prossimo video, dove cercheremo in tutti i modi diciamo di rinforzare la squadra. Ho già qualcosa in mente, vedremo se poi riuscirò a metterlo in atto o meno. Oltre a questo, vabbè, sono altre partite importanti, fra le quali un big match contro il Liverpool un'altra volta, fra l'altro. Quindi niente, non mi resta che salutarvi e arrivare alle vere e proprie conclusioni. Quindi, come sempre, vi ricordo, se volete, di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo,
ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Via, detto questo, vi aspetto nel prossimo video, nel quale appunto inizieremo gennaio 2019, inizieremo proprio anche l'anno. Via, vi aspetto, ciao! We'll be right back.